Ciao, buongiorno. È mattina, io ho la voce da uomo perché mi sono appena svegliata. Sto facendo colazione. Qui c'è un fantastico ciambellone comprato che mi serve per la ricetta di oggi, però... Che non te la concedi una fetta? Per l'occasione Halloween ho anche tirato fuori delle corna pelose, così, per dare un tocco di ridicolo a tutto. Tu che non ce lo metti un tocco di ridicolo, scusami, eh? Buongiorno, benvenuti nelle cucine da incubo di Violetta. Addio. Miei carissimi, che cosa andremo a fare per oggi? Innanzitutto questo è un video in collaborazione. Un video in collaborazione con Vittoria, che ha un canale che si chiama Le Dolcezze di Vicky ed è una ragazza che al contrario di me sa cucinare. Se volete vedere la proposta di Halloween di Vittoria, vi lascio il link del suo canale nell'info box. Sì! Che cosa andremo a fare noi oggi invece, eh? Allora, io sono andata ovviamente sul mio preferito giallo zafferano. Ecco qua, i ragnetti di Halloween. Guardate quanto sono carucci. Non so carucci. Innanzitutto, vediamo che cosa ci serve. La marmellonza. La marmellonza di albicocche. Questa qua è del Simpli, era in offerta. Io ne ho presi 700 grammi. Mamma coglioni. Torta al cioccolato. O ve la fate a casa, oppure fate come me e ve la andate a comprare. Io ho comprato questo fantastico ciambellone smozzicato da me. Ripugnante. Perché la torta al cioccolato non l'ho trovata. O meglio, ci stava quella di pannistelle. 5,30 euro. Chi se l'è persi? Ciambellone, mezzo cioccolata, mezzo non cioccolata, 1,50 euro, eh? Alla grandissima. So fare la figura della bruciata. Un tantinello che non fa niente. Burro, 30 grammi. Panna liquida, 30 grammi. Cioccolato fondente, 150 grammi. Quello del Simpli spacca, 49 centesimi a confezione. Mamma mia, deve essere una bontà. Assolutamente. Codetta al cioccolato. Che vi serviranno per guarnire i ragnetti, per farli pelosi. Palline di zucchero per fare gli occhietti ai ragnetti. E liquirizia a rotella, che come potete vedere io ho già saccheggiato perché è già aperto. Dunque, come agiamo? Allora, praticamente dovete prendere la torta, sbriciolarla in una ciotola e poi metterci la marmellata e fare una mappazza. Praticamente dovete creare delle polpette di torta. Sì. Sì, tipo delle polpette di torta, in questo caso delle polpette di ciambellone. Allora andiamo a vedere quanti sono 250 grammi. No. No. 210, o famo tipo così, scegli 250. Levate un po'. Fenomeno! Voi non potete vederlo, ma c'è scritto 250 spaccato. Bene! E questo, insomma, andiamo dopo. Buona suo! 39, mamma mia, ma io ho un talento per le proporzioni. 42, vabbè, lasciamo 42 perché la risposta alla domanda fondamentale. Citazione, chi la becca? Ah, comunque quella dell'altra volta, quella... Ma io sono un orso, stacco la testa ai pesci. L'hanno indovinata in pochissimi, non era Coda fratello orso, era Kiss Kiss Bang Bang, la commedia con Robert Downey Jr. Ah ah, fregati. Smettila. Allora, adesso ci abbiamo i 40 grammi di marmellonza, i 250 grammi di... petto di tacchino, no, di torta. Ecco, adesso dobbiamo prendere la bacinella e la... e fare la mappazza di questa roba, le polpette di ciambellone. Oddio, che brutta cosa. Tra l'altro, secondo me la marmellata quella lì, cioè 40 grammi, sono troppo pochi. No? Che schifo. No, l'uscidino. No, non potete capire che mappazza. È disgustoso. Ecco, vedi? Si è creato un grande polpettone e niente, mo ci dovete fare tipo tutte le polpettine. Boh, proviamo. Quanto dovrò fare grandi? Ciao! Sono una polpettina e sono carina! Oh mamma! Beh, spolpettate!
Ne sono venute praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dovete appolpettare e riporre sulla leccarda. Ebbene sì, si chiama leccarda, quell'oggetto misterioso, io l'ho scoperto oggi. Ecco bene, e ora che si fa? Praticamente adesso tocca sciogliere il cioccolato fondente, va fatto a bagnomaria. Che vuol dire a bagnomaria? Perché io per esempio non lo sapevo ovviamente. A bagnomaria... A bagnomaria significa che praticamente dovete prendere una pentola, metterci l'acqua, prendere un'altra pentola più piccola, tipo matrioska, da mettere a mollo nella pentola in cui avete messo l'acqua che si sta riscaldando, e quindi per conduzione, per convenzione, basta con le stronzate, l'acqua scalda la pentola a mollo e il cioccolato che andrete a inserire si squaglia in maniera molto delicata, quindi non si brucia in teoria. Poi, una volta che si è sciolto praticamente la cioccolata, dovete aggiungerci il burro. Ok. Allora, la crassa, come dice già lo zafferano, vi dovrebbe venire una cosa liscia e omogenea. Eventualmente dovesse essere troppo un sercio, potete ammorbidirla con la panna liquida. Praticamente, una volta che si è squagliato tutto l'inguacchio, dovete andare a inserire le polpette di ciambellone di modo da glassarle praticamente con la cioccolata e poi rimetterle sulla leccarda. Ma non prima di averle rotolate dentro le codette. Allora fammi solo capire se ho capito. Oh, scotta! Non riesco a smettere però. Perché a me? Adesso, se avete questo incredibile oggetto culinario, che praticamente sarebbe una forchettina da fonduta, sarà tutto più facile per voi. Mi rendo conto che è un oggetto che solo i veri chef posseggono. Che battuta! E adesso andiamo a fare così, ammollo una cioccolata e poi in mezzo alle codette. Ecco qua. E ora la prima pallina la rimettiamo sulla leccarda. Mamma mia quanto è bella! L'ho fatta io! My god! Oh signore! Va bene! Va bene! Eccole qua, le magnifiche polpette. Ciao! Non sono bellissime? A questo punto gli dovete attaccare gli occhietti prima che si secchi il cioccolato. Quindi andiamo a prendere i zuccherini e ce li attacchiamo. Eccola là. Eccola là. Eccola là. Ma questo è un po' orbo, dai. Ciao! Ah! E adesso che bene o male tutti quanti i ragnetti ci vedono, dobbiamo aspettare che si asciughi tutto quanto, che si rapprende. Poi andremo ad applicare le zampette, che saranno fatte di gustose rotelline di liquirizia. Ciao!